Buon pomeriggio! Oggi prepariamo, come mi avete chiesto, il riso alla cantonese. La ricetta la trovate nell'ultima pagina del mio libro e il piatto che andremo a preparare è esattamente questo qui. E vi dico che rispetto alla ricetta del libro noi andiamo ad aggiungere anche il cipollotto, cosa che non sempre si fa, perché in verità questa è una preparazione un po' particolare, nel senso che a parte gli ingredienti di base, che in genere sono appunto il riso, ma anche piselli, uova e prosciutto cotto, poi si può personalizzare un pochino a piacere, insomma in base ai propri gusti. Per la ricetta abbiamo bisogno del riso basmati. Questo riso basmati, in verità, rispetto al classico riso basmati che si trova nei supermercati, io l'ho acquistato nel reparto etnico ed è un riso basmati ancora più sottile e lungo, guardate. Magari non tanto si nota la differenza da crudo, ma da cotto ha una differenza veramente pazzesca. Quindi è veramente, veramente buono. Allora, io vado a mettere, l'ho lavato tante volte, quindi il riso, la basmati per questo tipo di ricetta deve essere lavato più volte, fin quando l'acqua non diventa limpida. Quindi lo si lava, magari lo si strofina anche un po' tra le mani, in acqua fredda, e poi dopodiché si sciacqua più volte sempre con l'acqua fredda fin quando l'acqua non diventa limpida, quindi non si va via tutto quel torbido, perché non vogliamo anche l'amido del riso, noi vogliamo un riso molto slegato in questo caso. Questa è la tipologia dei risi pilaf fritti, vogliono essere slegati e quindi appunto per questo l'andiamo a sciacquare più volte. Io nel frattempo sto anche cuocendo i pisellini, adesso vi faccio vedere. Potete chiaramente utilizzare piselli freschi, piselli su, eccoli qua, stanno cuocendo, stanno lessando, semplicemente devono lessare una decina di minuti. Oppure possiamo utilizzare anche dei piselli in scatola. Io non tanto li preferisco quelli in scatola per questa ricetta, perché appunto è una ricetta molto slegata, dove gli ingredienti sono abbastanza slegati e devo dire che quelli in scatola tendono ad essere un po' più pastosi e quindi non li preferisco. Allora, io adesso quindi li ho lavato, lo vado a versare in questa pentola, mi aiuto con un cucchiaio per versarlo veramente tutto, e lo vado a cuocere per assorbimento. Quindi ho messo semplicemente il riso nella mia pentola e adesso vado ad aggiungere l'acqua. L'acqua è sempre nella quantità doppia rispetto al riso, quindi io ho 300 g di riso e vado ad aggiungere 600 ml di acqua, un pizzico di sale. Poi vado a cuocere, come vi dicevo, facendolo assorbire, una mescolata. Mentre va il riso e mentre termina la cottura dei piselli, che ho anticipato un pochino, quindi tra un pochino sarà pronta, io vado a preparare anche il resto degli ingredienti. Prima cosa che devo fare è andare a rompere le uova nel paniere. Lo vado a rompere le uova in una ciotolina, le sbatto proprio come se dovessi fare una frittatina con un pizzico di sale. E perché la prima cosa che farò è andare a strapazzare le uova. Andiamo a mettere anche un goccino di sale. Le due uova, se vi piacciono di più ne potete anche aggiungere di più, due è proprio un quantitativo medio, diciamo, potreste anche pensare di metterne di più. Uova sbattute, i miei pisellini saranno pronti, adesso li stacco e iniziamo con le uova. Dovete sapere poi che il riso deve essere anche raffreddato, Non so se sapete questa cosa, ma il riso per essere poi aggiunto dobbiamo raffreddare. L'ideale sarebbe, una volta cotto, metterlo in un bel piatto ampio e farlo così raffreddare. Normalmente per queste ricette si utilizza l'olio di semi. Facciamo riscaldare proprio un goccino d'olio messo. Lo facciamo riscaldare, poi andiamo ad aggiungere le uova che dobbiamo andare a strapazzare. Quando le uova si saranno strapazzate ben benino, andiamo a mettere anche il prosciutto cotto, che deve essere tagliato a cubetti, quindi o lo prendete già a cubetti oppure prendete in una sola fetta e lo tagliate a vostra volta a cubetti. Nel frattempo mi vado a scolare i piselli, perché poi ci devo aggiungere anche i piselli, eccoli qua, sono pronti, li ho fatti proprio scottare 10 minuti, qui l'olio è caldo e vado quindi ad aggiungere le uova che ho leggermente sbattuto. Aspettiamo un pochino il tempo che si inizia a prendere questa sorta di frittatina, perché tanto la vado a strapazzare, la vado a smuovere appunto per strapazzarla. Eccola qua, si sta rapprendendo la frittatina, come vedete, e adesso la vado a strapazzare, cioè semplicemente vado a muovere appunto il composto
affinché si strapazzi. Quindi mi devono venire dei pezzettini praticamente, non la frittata intera. Ok, e a questo punto, che posso anche romperla con il cucchiaio, è ovvio, a questo punto vado ad aggiungere gli altri ingredienti, che sono prosciutto cotto, io voglio essere a pezzettini abbastanza piccini, quindi se qualche pezzo si è compattato un po' in più, si è venuto un po' più grandicello, potete tranquillamente andarla a rompere con il cucchiaio. E poi aggiungiamo i piselli, scottato in acqua bollente proprio, 10 minuti, è anche una ricetta molto molto rapida. Ecco qua, si vede? Ecco qua, adesso spengo perché la volta che si è insaporito tutto insieme va benissimo. Allora il condimento è pronto e adesso me lo metto da parte perché il wok dopo mi riservirà. Questo è un piatto comodo anche da preparare in anticipo perché è un piatto che va benissimo mangiato freddo, va benissimo, benissimo. Ecco qua, questo bolle. Vedete quanto sta diventando grande questo chicco rispetto al basmati normale? Cioè è un altro tipo di basmati, c'è poco da fare. Quindi non lo girate troppe volte, lasciatelo assorbire e basta. Eccolo qua. Lo andiamo a mettere in un piatto e lo facciamo raffreddare perché deve essere freddo. Bene. Allora il riso si è raffreddato, riprendo il mio bel vecchio wok e vado ad aggiungere ancora un filo d'olio di semi. Purtroppo qua si fa tutto con l'olio di semi perché l'olio non deve coprire il sapore. Se però preferite l'olio di oliva, alzo le mani, va benissimo l'olio di oliva. Il cipollotto non lo voglio crudo, vado ad aggiungerlo adesso, lo aggiungo adesso perché preferisco così. Preferisco che si insaporisca un po', però sappiate che c'è chi non lo mette proprio o chi lo mette addirittura crudo. Ecco qua, non voglio che faccia tanto, quindi siccome ha fatto pochino, ecco qua il cipollotto, adesso ci aggiungo direttamente il riso. Più raffredda il riso, anche meglio è. Questo passaggio di saltare il riso in pentola ci serve anche per mantenere i chicchetti abbastanza separati. Alziamo un po' la fiamma e lasciamolo friggere, perché qua si parla proprio di riso fritto, anche se ripeto, questo non è proprio un fritto, però. Adesso vado ad aggiungere anche, ecco qua, le uova con i piselli e il prosciutto cotto, quindi il resto del condimento. Adesso tutto insieme. Adesso se vi piace aggiungete anche la salsa di soia, se è un sapore che non vi piace potete anche non metterla, oppure potreste anche pensare di servirla separatamente in delle piccole ciotoline. Se non mettete la salsa di soia ricordate di aggiungere un pochino di sale in più. Guardate qui che bel piatto, salsa di soia. E ci siamo quasi. Salsa di soia perché a me piace, ce la metto, se non mi piace potete anche non metterla, o metterne, io ce la metto tutta così la tolgo di mezzo, potete anche aggiungerla in base ai vostri gusti, insomma anche come quantità. E il nostro piatto è pronto! Un bacione a voi! E ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando, non mancate, ma soprattutto fatevi sentire nei post, nei commenti dei post, vi voglio sentire perché voglio sentire vicini, mi raccomando. Un bacione a voi, buona serata, chi vuole passare ad assaggiare il riso alla cantonese è ben accetto!